vogliatevi sempre il bene di ora. Miei cari ragazzi, le circostanze hanno condotto il governo nazionale a far sì che io uscissi dalle file attive dell'arma e dalla sua massima carica, prima ancora che i tempi previsti giungessero alla loro scadenza. Se da un lato sono onorato da tanta fiducia, che in qualche modo tocca anche la nostra famiglia, dall'altro avverto nel trauma spirituale del delicato momento una somma di sentimenti che nel loro intimo tumultuare non fanno che ripropormi prepotentemente e cara l'immagine stupenda di mamma. So bene quanto le debbo nel succedersi delle tappe che mi hanno portato avanti in questi ultimi 40 anni e quanto soltanto al suo coraggio, alla sua nobiltà, alla sua trasparenza morale, noi tutti le dobbiamo. Mi sembra ieri quando, partendo da Firenze nell'agosto 1949, quale volontario per le squadriglie contro il bandinismo, mamma versò alla stazione di Santa Maria Novella la sua prima lacrima, ma nulla fece perché il suo Carlo, di cui voleva essere orgogliosa, innanzi a chiunque rinunciasse alla sua fede e al suo entusiasmo. Vidi Nando, che aveva ormai 9 mesi, e dopo che, nel febbraio 1950, me ne aveva mandato una fotografia. Sacrifici, rinunzie, ansie, tormenti. Anche le soddisfazioni e le gioie, molte delle quali legate al vostro divenire, se ne erano il viaggio stupendo, che potrei compiere al suo fianco. Davvero, come una lunga crociera, quale quella che avrebbe voluto realizzare, e che insieme avremmo potuto fare al termine delle nostre comuni fatiche. A questa donna superiore, a questa amica indimenticata e indimenticabile, a questa compagna fedele, forte, coraggiosa e sempre serena. Il vostro papà via via ha cercato di lasciare un piccolo, modesto segno, non tanto della sua gratitudine, seppure immenso, quanto della sua tenerezza e del suo amore assoluto. Piccoli oggetti di cui ella si adornava volta a volta, senza esibire, ma contenta e felice di un gesto, tanti e tanti fiori, e tra piccoli, nascosti risparmi, il suo uomo poteva averle rivolto. Nel momento in cui questa stupenda parentesi nel corso della quale ho avuto l'immensa fortuna di essere da lei condotto per mano, fortuna che da tanto vado pagando con un tributo altissimo e durante la quale anche voi, ragazzi cari, passando dalla fanciullezza all'adolescenza alla gioventù, avete spesso dovuto rinunciare alla spensieratezza goduta da a tanti altri coetanei. In questo momento, dicevo, trovo giusto passare a voi tutti quegli oggetti che già furono suoi e che lei, bellissima, portava su di sé, pur modesti, con la gioia che le derivava dal sapere dei miei mezzi, dei nostri mezzi. La divisione che noi ho realizzato può darsi che non corrisponda a un valore venale fatto di propria esattezza, e sarebbe stato il contrario anche al nostro modo di vivere. Vi sono buoni e bravi e tra voi legati da un affetto che tutto è soltanto vostro. Scusate, miei cari, se sono stato un po' lungo. Vi voglio bene, tanto, e in questo momento vi chiedo di essermi vicini, così come nei mesi e negli anni che verranno. Vogliatevi soprattutto e sempre il bene di ora. Quanto vi ho scritto l'ho fatto a 7-8 mila metri di altezza, in cielo, mentre l'aereo mi portava veloce verso Palermo. Dietro di me lasciavo, con gli alamari, la giornata di Pastrengo, ma ad alcune stazioni c'era un caro saluto, con un braccio alzato o una lacrima che, in silenzio, scendeva sul volto. Certamente, però, ero e sono stato più vicino lassù e più che mai alla cara, dolce immagine di mamma. Vi abbraccio forte forte, il vostro papà.